Viene chiamato killer silenzioso ed è una delle concause di morte al mondo più diffuse in assoluto. Affligge più del 30% della popolazione e di queste la metà non sa di averla. E come vedremo è probabilmente una delle principali concause della morte prematura di molti bodybuilder professionisti. Stiamo parlando dell'ipertensione. In questo video vedremo che cos'è la pressione del sangue, quali sono gli effetti collaterali di una situazione di ipertensione e ovviamente come possiamo nel nostro intervenire. Prima di iniziare ragazzi, per darci una mano importante ricordatevi di iscrivervi al canale. Più dell'80% del nostro pubblico vede sempre video ma si scorda di cliccare su quel pulsantino. Per voi è solo un click, a noi invece dà una mano molto importante. Quindi cliccate e andiamo con voi. Partiamo con rispondere a una domanda: che cos'è effettivamente questa pressione del sangue? Perché tutti ne abbiamo sentito parlare, ma cos'è? Si tratta della pressione che il sangue esercita sulle pareti delle arterie, quando logicamente viene pompato dal cuore. Viene misurata in millimetri di mercurio e viene divisa in due valori, quella sistolica e quella diastolica. Quella sistolica rappresenta la pressione durante la contrazione del cuore, che normalmente è più elevata, quella diastolica invece la pressione quando il cuore è in riposo, quindi tra un battito e l'altro. Quindi partiamo col capire quali sono i fattori che influenzano la pressione del sangue. Il primo ovviamente è la forza di contrazione del cuore, quindi in primis la gittata cardiaca, ossia la quantità di sangue pompata dal cuore a ogni battito per la frequenza dei battiti, e ovviamente poi la forza con cui il muscolo cardiaco va a pompare, che vedremo è determinata da diversi fattori. Il secondo fattore è ovviamente la resistenza delle arterie, quindi abbiamo visto quello a monte, questo è quello a valle. La resistenza delle arterie è dato dal diametro delle arterie, quindi in situazioni di vasocostrizione, quando l'arteria tende a chiudersi, la pressione tenderà a essere maggiore. In situazioni di vasodilatazione, quando l'arteria tende ad aprirsi, la pressione sarà ovviamente inferiore. E un altro elemento fondamentale è l'elasticità delle arterie. Ora immaginiamo questo scenario: arriva una botta di sangue sulla parete dell'arteria, l'arteria elastica immagazzina tensione e poi rilascia questo sangue. Quando le arterie iniziano ad avere dei danni, iniziano a essere più rigide, il cuore inizia a fare molta più fatica perché non può contare proprio su questo effetto di spinta elastica. Terzo fattore, il volume del sangue. Anche qua abbastanza scontato: più volume del sangue c'è, maggiore sarà la pressione, e questo può essere dovuto a tutte le situazioni di ritenzione idrica, di ritenzione di sodio. Quarto punto, in realtà collegato al secondo, è la salute endoteliale. L'endotelio, ossia il rivestimento interno delle arterie, rilascia delle molecole, come ad esempio l'ossido nitrico, che favoriscono proprio la vasodilatazione, quindi ci permettono di ridurre la pressione del sangue. Ecco, danno una disfunzione endoteliale porta a ridurre questa capacità di produzione dell'endotelio. L'attività del sistema nervoso autonomo è un altro fattore importante. Ma se mi segui su Instagram ho fatto una testa così di questo sistema nervoso autonomo, che può passare da una situazione di ortosimpatico, che comporta un fight or fly, no? Quindi una situazione di vasocostrizione, aumento della frequenza cardiaca e quindi logicamente aumento della pressione del sangue, a una situazione di parasimpatico, quindi la modalità relax, rest and digest, che porta a una situazione di vasodilatazione, una riduzione della frequenza cardiaca, quindi logicamente una diminuzione della pressione. Un altro importante protagonista sono i reni e il RAS, quindi il sistema renina angiotensina aldosterone. È un sistema di regolazione dei liquidi e parleremo dell'acqua in un video che sta arrivando, quindi ancora iscrivetevi al canale perché sarà veramente interessante. Sostanzialmente più ritengo acqua e più ritengo sodio, per l'azione dell'angiotensina, un aumento dei livelli di aldosterone, ma anche altri ormoni come l'ormone antidiuretico. Ecco, tutto questo porta a un aumento della pressione del sangue, e questo, vedremo dopo il perché, è veramente molto importante su come fare per risolvere. Un altro ultimo elemento è la viscosità del sangue, ossia un aumento della produzione di globuli rossi, ematocrito alto, emoglobina alta, porta il sangue a essere più viscoso, sembra una marmellata, differenza tra acqua corrente e ketchup, acqua corrente e marmellata, e ovviamente questo porta il cuore a dover spingere di più perché c'è più pressione del sangue, è più difficile pomparlo in giro. Ok, benissimo, questo è il quadro generale di quello che succede. Ma detto questo, quali sono i valori? Perché alla base c'è il: ragazzi, dobbiamo misurarci la pressione. Ecco, abbiamo diversi valori di pressione. Ecco, innanzitutto la pressione normale, la sistolica dovrebbe essere più bassa di 120, la diastolica più bassa di 80. Una preipertensione è una lieve elevazione dove abbiamo la sistolica tra i 120 e i 129 e la diastolica sempre sotto gli 80.
Un'ipertensione di fase 1 invece vede una sistolica tra i 130 e i 139 e una diastolica tra gli 80 e gli 89. L'ipertensione di fase 2 vede una sistolica superiore ai 140 e una diastolica superiore ai 90, mentre una crisi ipertensiva vede una sistolica uguale o superiore a 180 e una diastolica uguale o superiore a 120. E attenzione, perché il motivo per cui si parla di killer silenzioso è che tutto questo è asintomatico. Quindi persone con un'ipertensione di fase 1 o ipertensione di fase 2 non hanno sintomi. Abbiamo dei sintomi che in realtà sono abbastanza leggeri, come un mal di testa quando c'è una crisi ipertensiva. Quindi capite quanto è potenzialmente pericoloso e quanto è importante misurarsi la pressione. Per rafforzare il concetto, veniamo alla domanda principale: perché è così pericolosa la pressione? Il primo danno che viene fatto è al nostro cuore, al sistema cardiovascolare. Anzitutto, l'ipertensione è una delle concause dei processi di aterosclerosi, che portano poi a situazioni di infarto e arresto cardiaco. Il cuore poi fatica tanto, e questo nel lungo periodo può causare un danno, un sovraffaticamento e di nuovo un arresto cardiaco. E questo sforzo extra del cuore, che però diventa cronico a questo punto, porta a una situazione di ipertrofia ventricolare sinistra, quindi un'ipertrofia del ventricolo che risulta problematica sul lungo periodo. Abbiamo poi dei danni nel nostro sistema nervoso, ossia l'ictus è una delle conseguenze di situazioni di ipertensione, ma anche situazioni di demenza o perdita di memoria o declino cognitivo in generale, che è dovuto al fatto che l'ipertensione può causare la rottura di piccoli vasi sanguigni nel cervello. Altri danni sono i danni che vanno a carico dei reni, quindi si parla di nefropatia ipertensiva, proprio perché l'ipertensione può danneggiare anche là dei piccoli vasi che stanno nei reni. Ma non solo, l'ipertensione porta anche a danneggiare la struttura dei reni, in particolare i glomeruli, che sono i filtri dei reni, portando a far penetrare le proteine non filtrate nelle urine, una situazione che conosciamo come proteinuria. Altri danni minori, tra virgolette, possono essere danni agli occhi, quindi al sistema visivo, e poi ovviamente danni al sistema circolatorio, quindi il danneggiamento delle pareti delle arterie, che può portare a un aneurisma che, scoppiando, logicamente può essere letale. Ora, attenzione a una cosa molto importante: tutte queste problematiche, come può essere intuibile, non derivano dal singolo episodio o dalla singola crisi ipertensiva, ma proprio da un costante stato di ipertensione. Quindi un'ipertensione di fase 1 o di fase 2 costante nel tempo, che di nuovo ricordiamolo è asintomatica, può essere una concausa di tutte queste problematiche descritte. E attenzione, anche importante, si parla sempre di concausa, perché di per sé l'ipertensione è normalmente associata a un'altra serie di cause per poi portare a queste problematiche, quindi è solo uno dei fattori che deve essere monitorato nel lungo periodo. Ok, ipotizziamo che dopo questo video sei andato a misurarti la pressione, ok, hai visto che è leggermente elevata, dici: diamine, il roscio c'aveva ragione, Ludo c'aveva ragione, mo che cosa devo fare? Vediamo che cosa si può attuare. La prima cosa che può essere fatta, che conosciamo molto bene, è la riduzione del sodio, del sale in generale. Il sodio porta a un aumento dei liquidi e quindi sostanzialmente, per i meccanismi che abbiamo detto, porta a un aumento della pressione. Quindi ridurre il sale può essere un'ottima strategia. Cercare di salare il meno possibile le nostre pietanze, cercare di ritrovare il sapore, il gusto, riadattare il gusto e quindi abituarci a mangiare poco salato. La riduzione del sodio si è visto portare una riduzione di 5-6 punti di pressione sistolica e 2-3 punti di pressione diastolica, quindi tanto di guadagnato. In generale si consiglia l'utilizzo della famosa dieta DASH, ossia il Dietary Approach to Stop Hypertension, quindi l'approccio dietetico per diminuire la pressione in situazioni di ipertensione. È una dieta che di base promuove poco utilizzo del sodio, tanta frutta, tanta verdura, quindi automaticamente anche un buon intake di potassio per ottimizzazione del rapporto sodio-potassio, e può promuovere una riduzione della pressione sanguigna. Ora, l'effetto principale che possiamo avere sulla pressione del sangue, quindi sulla diminuzione della pressione, sta nella perdita di peso, ossia si è visto che si perde circa un punto di pressione sistolica per ogni chilo di peso perso, fino anche a 5, in alcuni casi 20 punti, quindi capiamo che è un grande apporto. E capiamo anche perché nel bodybuilding professionistico la pressione, l'ipertensione può essere un problema. Atleti che pesano 120-130 kg ovviamente sono molto più soggetti a situazioni di ipertensione che difficilmente vanno a monitorare, considerando che poi molti degli effetti negativi
dell'ipertensione. Sono effetti negativi condivisi anche dall'allenamento in sala, perché l'LVH, quindi l'ipertrofia ventricolare sinistra, è in realtà comune nell'atleta di sport di forza o sport di ipertrofia in generale, e anche all'uso di steroidi. Quindi l'utilizzo di steroidi tende a portare, oltre che aumentare la pressione del sangue, tende a portare a molti effetti negativi per pathways diversi che sono comuni a situazioni di ipertensione, e considerando che l'ipertensione è asintomatica vale decisamente la pena controllarla. L'attività fisica regolare può portare a una diminuzione di 4 fino anche a 9 punti, che di nuovo possono sembrare pochi, ma ricordiamo che sono aggiuntivi rispetto a un'eventuale perdita di peso. Quindi se sono sovrappeso, faccio attività fisica e dimagrisco, ho sia il beneficio dell'attività fisica sia anche il beneficio della perdita di peso. Altri fattori possono essere le molecole specifiche, ad esempio la L-citrullina. Questo ci porta a introdurre lo sponsor di questo video, che è la L-citrullina, che è una molecola molto interessante che si è dimostrata in grado di diminuire la pressione del sangue. Normalmente lo conosciamo perché dà un miglioramento del pump in sala, no? Tramite un maggior afflusso di sangue, ma in generale c'ha un miglioramento della salute endoteliale, quindi della produzione di ossido nitrico, che ci può portare alla diminuzione della pressione del sangue. Quindi se la vogliamo utilizzare soltanto in ottica pre-workout, allora 6 grammi nel nostro pre-workout sono un'ottima soluzione per avere un buon pump in allenamento, ma se la utilizziamo per cercare di avere un beneficio della salute endoteliale in generale, del microcircolo, ma anche una riduzione della pressione nel sangue, allora si è visto che un dosaggio tutti i giorni di 6 grammi o superiore può dare veramente un gran contributo. Qua sotto nel link potete sfruttare un'offerta e potete aggiungere un 15% di sconto utilizzando il codice RHINO15, che tra l'altro vi permette di sostenere questo progetto. Quindi due piccioni con una fava, trovate tutte le informazioni qua sotto in descrizione. Altri fattori: una riduzione del consumo dell'alcol, last one standing wins, una riduzione, o meglio anche lo smettere di fumare, e una riduzione dei livelli di stress. Come detto, lo so già, dice Ludo, è facile dire stressati di meno, ma provaci. Io sono il primo a iperstressarmi, ma il mio consiglio non è quello di eliminare lo stress, perché vorrebbe dire semplicemente vivere deresponsabilizzati, che sarebbe in un certo senso bellissimo, ma non si può, ma ridurre l'extra stress. Quindi generalmente quello che si dice, il problema non è il problema ma la tua reazione è il problema, cerchiamo di vivere le cose in maniera un po' più tranquilla. Un altro punto è il consumo di caffeina. Se la pressione è elevata vale la pena ridurre il consumo di caffeina. L'ultimo punto che va al menzionare sono ovviamente i farmaci antipertensivi. Ora non ci compete, non ne parleremo, ma vale la pena sapere che per questioni di genetica o fattori che sul quale non abbiamo il controllo, in alcuni casi può essere il caso di ricorrere a dei farmaci, perché ricordiamo che il problema non è avere una pressione leggermente alta. Dici vabbè dai, è leggermente alta, di fase 1 ci può stare, no, perché questo tende a creare dei problemi nel lungo periodo. Quindi noi vogliamo cercare di mantenerla bassa sempre, tornare ad avere una pressione nei range. Questo è veramente molto importante, è una problematica che è sottile, molto subdola, e che soprattutto lavora nel cronico. Quindi ragazzi, spero con questo video di aver fatto una bella panoramica, aver sensibilizzato un pochetto su questo tema della pressione del sangue. Io uso un misuratore di casa, della Braun, non so sinceramente neanche che modello è. Ecco, la Braun, se mi sponsorizzi il video faccio pure vedere il modello. I misuratori sono abbastanza affidabili. Ricordatevi di stare 5 minuti seduti, rilassati, prima di misurarla, e di fare almeno 3 fino anche a 5 misurazioni, perché molto spesso la prima misurazione stiamo un po' nel panico. La pressione del sangue è una cosa che varia molto velocemente in acuto, quindi se stai nel panico, agitato, Dio, come sarà la mia pressione? Sarà alta, non ti preoccupare. Fai 5 misurazioni, fai un po' di misurazioni, rilassati e cerca soprattutto di monitorarla nel tempo. Detto questo, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Qualsiasi dubbio qua sotto nei commenti, e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video.